Buonasera dal telegiornale Rai della Lombardia. Seconda giornata di passione per i pendolari lombardi. Il nuovo sistema informatico ha creato una serie di disservizi, ritardi e soppressioni. È una situazione che via via nel corso della giornata è peggiorata. Sono ancora molti i passeggeri bloccati alla stazione nord di Milano, in Cadorna, dove per noi in diretta c'è Alessandra Farina. Sì, buonasera. La situazione da circa mezz'ora forse sta lievemente migliorando, anche se sono ancora centinaia le persone rimaste bloccate in stazione in attesa di un treno che le riporti a casa. Il momento più difficile in coincidenza con l'ora di punta, verso le 6:30, quando le persone sui binari in attesa erano diverse migliaia. Molti convogli soppressi, ritardi di oltre un'ora, il disagio maggiore legato però all'incertezza. I treni infatti non si sa se arrivano, una volta arrivati non si sa se partono, perché il personale potrebbe non esserci. Comprensibile la rabbia dei viaggiatori che hanno intasato uffici informazioni e biglietterie in cerca di risposte. La società Trenord, che gestisce la tratta ferroviaria, da parte sua parla di situazione fortemente perturbata, spiegando che la causa è dovuta al cattivo funzionamento del sistema informatico che gestisce i turni del personale ed è entrato in funzione ieri. Ma ricostruiamo le 24 ore di passione dei pendolari lombardi nel servizio di Valentina David. Da quanto tempo sta aspettando questo treno? Non lo so, si continua a riempire, non parte più, non lo so. Un'ora? Ah, un'ora. Sì. Perché dove deve andare? A Saronno, non è che deve andare chissà dove, ci va in Bangladesh e t'arrangi. No, a Saronno. Un sistema al collasso, treni che non partono, pendolari inferociti, macchinisti che si ritrovano assegnati al convoglio sbagliato, disagi iniziati domenica sera che non accennano a risolversi. Non avrebbe potuto esordire in modo peggiore il nuovo programma informatico che gestisce i turni del personale di Trenord. La linea più colpita è la Milano-Como-Chiasso. Alle 16 erano già stati soppressi 21 convogli. I treni ci sono ma non partono. Sono tutti in ritardo. No, sono qua dalle 4, ma non è ancora partito un treno. Il nuovo programma per la gestione dei turni dei macchinisti ha costato 1,5 milioni di euro a Trenord, la società controllata da Ferrovie dello Stato e Regione Lombardia, che ogni giorno trasporta 650.000 pendolari. Il debutto in concomitanza con il nuovo orario invernale. Legambiente Trasporti accusa non si può mettere in funzione un sistema che disegna i turni di 2.800 ferrovieri testandolo direttamente sulla pelle dei pendolari. Hanno i loro problemi, ma non è giusto che ci va di mezzo mezza popolazione. Cosa se ne fa uno delle scuse? Niente, non viaggia con le scuse, viaggia coi treni. Il riferimento alle scuse più volte ripetute in questi due giorni da Trenord. Sulla linea Saronno-Seregno, inaugurata soltanto ieri, viaggiano i bus sostitutivi. La rabbia dei pendolari si sfoga sui social network con decine di messaggi. E domattina nella trasmissione Buongiorno Regione alle 7:30 su Rai 3 torneremo a collegarci in diretta con la stazione di Cadorna per seguire la situazione. Ma guai per Trenord arrivano anche da un altro fronte. L'amministratore delegato Giuseppe Biesuz è da oggi agli arresti domiciliari accusato di bancarotta fraudolenta per il crack di una società che amministrava proprio prima di passare a Trenord. È una sola la ragione per cui Giuseppe Biesuz va ai domiciliari e non in carcere. Il valore delle somme distratte o dissipate, scrive il giudice Vincenzo Tuttinelli, non è esorbitante. In totale sono quasi 700.000 euro, ma a fare impressione è il susseguirsi di processi. Per reati societari ha collezionato 9 condanne, totale 2 anni e 5 mesi di reclusione, tutte però cancellate da condoni o convertite in multa. Non solo, è stato dirigente in ben 12 società poi fallite o in amministrazione straordinaria e per 2 volte gli sono stati pignorati dei beni. Descrivendo la personalità di Biesuz, procura e giudice parlano la stessa lingua. La sua scelta di commettere reati di questo tipo, si legge nell'ordinanza, è talmente irreversibile che, ove rimesso in libertà, senza dubbio ripeterebbe gli illeciti. Si chiama Urban Screen, la società fallita nel 2011 per cui Biesuz finisce agli arresti. Gestiva spazi pubblicitari come il Maxi Schermo, che per anni ha coperto la facciata dell'Arengario. Biesuz l'ha amministrata fino a luglio 2008. La Guardia di Finanza ha ricostruito una bancarotta in 11 mosse, operazioni come questa. 48.000 euro per il noleggio di auto usate dalla moglie e dal suo assistente, 100.000 euro a favore di una società della moglie, 39.000 per una finta consulenza all'assistente personale dell'ex direttore generale del comune Piero Borghini, 18.000 euro in spazi pubblicitari per l'allora assessore Maurizio Cadeo,
4.500 per una cena tricolore di Alleanza Nazionale, 15.000 euro infine nel 2007 per sostenere il comitato elettorale del poi sindaco leghista di Monza, Marco Mariani, in consiglio regionale. Ora Lega Nord, PD e SEL chiedono le dimissioni di Biesuz da Trenord. L'assessore ai trasporti Gilardoni sollecita provvedimenti che garantiscano la continuità nella governance. La CGIL chiede che Trenord non rimanga senza una guida. Domani il consiglio d'amministrazione.